Sedaro. Sarà una cosa più per appunto giocare, fanservice, divertirsi, perché alla fine Bayonetta è anche molto divertente. Però io spero si veda bene, perché Bayonetta è un gioco che c'è un bordello infinito. Eccoci qua. Giochiamo subito. Nuova partita. Impossibile. No. Ah, è vero, perché c'ho l'edizione con la figa. Buonasera Peppe, come stai bello? Come la va? Vabbè, giocheremo con Bayonetta ovviamente, non prendiamo né Jean né Zero. Bayonetta, giochiamo a... normale, sarà proprio una cosa per chillare, fanservice, quello è, Bayonetta. Hai mai giocato a qualche gioco di Kirby? Sì, il primo. Non mi hanno mai detto chissà che è, ho visto che hanno annunciato quello nuovo, ma a me... sinceramente, non, a me Kirby non è che mi tipo wow, mi cambia la vita. Il mio preferito è Adventure per Wii. Mi sa che ho giocato quello o quello ancora più vecchio, non me lo ricordo sinceramente. Allora, io ve lo dico, non mi ricordo come si gioca. Per cazzo me lo ricordo. Questo è involontariamente un bordello, non vi preoccupate. Questa è trama che dovrebbe servire. Okay. Non mi ricordo com'era. Così, vero? Ok. Yet one day that balance was troubled. Comunque è sempre bello Bayonetta, perché inizia molto sempre chill, non è che niente di troppo bordelloso. No, soltanto questo. Quelli così vecchi purtroppo, perché io non sono così vecchio da averli giocati purtroppo quelli. The conflict between the Umbra and the Lumen threw all of Europe into a chaotic loop of battle, ambush, assassination, and casualty. It was truly a gruesome war. Madonna, che bello come si muove. Despite the tremendous radiance of God shining upon them, the Lumen sages were gradually weakened by the assault of the secretive dark witches. Years after the balance was lost, the war had ended. La remastered non l'ho mai vista. Ah, ditemi se l'audio si sente bene. Che bella. Che bella Madame Butterfly. Che bel demone che è. Buona cena Pepe. Caso ci vediamo dopo. And soon the Umbra Witches. Bello che noi stiamo cadendo su un pezzo di di campanaio nel vuoto totale in mezzo al mondo. Ah, tra l'altro ho installato una reshade per renderlo un po' più bellino. Oggi. Quello era tanto tempo fa, ovviamente. Per chi non l'avesse capito, Bayonetta è una strega. Che cazzo è quella cosa? Ma è fatta apposta? Non me la ricordo.
O è un bug? Devo controllare. C'ho della merda. Non vi preoccupate, non è per un cazzo serioso questo gioco, per chi se lo stesse chiedendo. Ma tipo proprio per un cazzo. Ok, prima di continuare però, vorrei vedere perché che è un bug dato dalla cosa. Ah, perché non è in 16 noni, ma vaffanculo. Ma cazzo vuol dire? Aspetta. Ma mi sembra una cacata, dai. Perché non è in 16 noni? È un 1366. Mettiamo senza bordi. Tecnicamente così dovrebbe. Ce l'ho già gli abiti, perché tecnicamente ho quella, la versione quella particolare. Storia del gioco, seleziona capitolo, gioca, opzioni. No, vabbè. Il vestibolo. Il prologo o il prologo o il prologo. Ok, sì, meno male. No, forse però mi sa che questa non è una di quelle cazzi in particolari, quindi non. Tanto mi sa che dovremmo spegnere. No, vabbè. Team Little Angel. Yuji Shimomura ci ha regalato un sacco di belle cutscene in questo gioco. Ce ne ha regalate veramente tante belline, eh. Hideki Kamiya. Oh, Kamiya. Qualcuno sta pisciando sulla tomba. Noi italiani ci facciamo sempre riconoscere. You know, I still don't get why the hell you drag me out here for these things. I just drop off the merchandise. Hey, bet you can't guess what today. Ciao Vittorio. Mamma mia. Cos. Sì, lui è italiano. Si chiama, sì, il soprannome Humpty Dumpty. And I prefer my shoes made out of rubber, not concrete. Madonna, Bayonetta 1 comunque un po' è invecchiato male, eh. Caputtana. Come stai, Ito? Tra l'altro palesemente senza reggiseno, ma ok. No, ma non è Humpty Dumpty, cioè non è un mafioso lui. Questo qua che stiamo a fargli il funerale. Non è un mafioso. Ah, peggio. Speaking of hungry, we done here. My kids are baking me a birthday cake tonight. Cute little fuckers, I tell you what. Well then, adios. Fatemi combattere per bene, che l'intro veramente è un, come al solito nei Bayonetta, è un bordello. Ti lanciano da un grattacielo mentre cadi in mezzo alle esplosioni, mena. I see them. They are instruments of God,
Qua non so Bayonetta come facevano sta ride, però vabbè. Togliete st'abito, su! Ecco. Qua immagino la gente che la prima volta gioca da Bayonetta ha fatto cazzo. Ma giochiamo nei panni di una suora che fa cose, che figata. Che tra l'altro questi c'hanno dei nomi veri. In realtà nella... cioè gli angeli vengono veramente raffigurati in questi modi, eh. Buonasera Arlok, sei entrato proprio per il fanservice. Become the Milfius Sword to the Strike. È bellissimo, l'intro di Bayonetta è incredibile. È veramente bella. Tra l'altro lui non li vede, quindi si vede solo esplosioni. Non è ucciso abbastanza. Ma tranquillo, Arlok, tranquillo. Dei manifesti, che figata. Capito Vittorio chi è Humpty Dumpty? E il diavolo. Move out the way. If it ain't my good buddy Enzo. Goditi un po' di fanservice, Arlok, così togli l'ansia. Questa è una citazione palese ad Ade. Tanto io in palestra usavo questa musica qua per allenarmi. Beautiful. Bello. Ecco. Preparatevi perché il culo e il resto del baionetto lo vedrete sempre, quindi... Udri gli angeli, sì. Flying to the moon. Le musiche mi beccano ogni volta. Questa è l'unica mistress da cui mi farei dominare. È bello che queste cose puoi farle in gameplay comunque. Ho visto sta roba, ho detto col cazzo. Ho la quantità. I love you. Per questo prima vi dicevo che colui che ha gestito le cutscene di questo gioco ha fatto un sacco di regali a un sacco di persone. Questa è tutta intro, mo fra un po' meniamo pure noi comunque. Vabbè, il diavolo a 700... Vabbè. Putting you two to work.
Tra l'altro questo è un boss pure lui. Vabbè. That was your last call. No more shots from me, Bayonetta. A parte io vorrei sapere quanto qua... Comunque le cazzi sono un po' buggate per via della, del reshade, me sa. Sì. Calma! Non mi ha ricordato... Oh, ora si mena. Allora, come si faceva? Vabbè, i pugni li so tirare, zio. Cioè, sì, li so tirare anche i calci, sì. E Bayonetta è bellissimo. E il 2 è migliore anche. Beautiful. Sì, lo so, posso fare le cose belle. Fanno infinite combo su sto gioco. Cioè, devi, il Megre veramente sposta, si schiva, lo so. No, salta, salta, me lo ricordo. God's will be watched. Prima o poi quelli si porta. Cioè, piano piano si porta tutto. Allora, che belle le mosse poi, molto sensuali. Vabbè, il sabbat temporale è una cosa rotta. I love you. Posso? Grazie. Sì, lo so che cosa sono Yellow. Non ce l'ho ancora, Madame Butterfly. Non c'ho i demoni. Davvero? Quello che ho detto al no, di pure qua, no. C'era tipo qualche modo per punirli? Eccolo, così, col calcio. Dove li puoi prendere a sculacciate. Bellina. Che cazzo ti colpisci? Lo sto giocando su PC. Il primo c'è su PC, è solo il 2 su Nintendo Switch. Ma non voglio mirarli, perché li mira? E poi. È bella che sculetta. Non lo riesco a prendere. Dai, fatemi sbloccare le trappole di tortura, perché Bayonetta combatte usando delle trappole, appunto. Cioè, non delle trappole, dei metodi di tortura. Sì, vabbè, se tengo premuto sparo quando faccio le combo. È bellissimo Bayonetta, sì, Harlock. Ah, posso fare tempesta di piombo? Posso fare una sorta di breakdance sparando con... Fammelo fare, però. Sì, lo so. Sparando con i piedi. E più avanti potremmo fare anche la breakdance mentre si spara. Però quello è un altro discorso. Montagni mi pare che è diventato tipo de meta adesso, di recente. And let me play among the stars. Let me see what's like. Non c'ho le combo volanti. Infatti mi devo concentrare su due discorsi e un bordello. Yeah.
Non c'ho ancora il demone, ma veramente? Forse perché è ancora il tutorial. Anche se ci dici cani. No, io penso che su Rainbow se ci ritorno faccio fare davvero cagare. No, non è cambiato sto bug delle cutscene, peccato. Let me play among the fire. Dovrebbe essere per via della risoluzione, ma... Perché in questo mondo angeli e demoni, ma pure nella vita vera, angeli e demoni, nella Bibbia, a parte che sono rappresentati così, le figure vere degli angeli sono queste, però non so, sono bilanciati. In questo mondo ci sono demoni, il caos che sono gli umani, che sono il mondo di mezzo, che c'è il libero arbitrio, e poi gli angeli. Nel 2 vedremo i demoni, tra l'altro, che sono bellissimi. Nel 3 non lo so. Ma perché c'ho l'auto-aim? Che mi dà veramente al cazzo. Si può togliere. No, va bene. Dai che voglio sbloccare le armi nuove, le combo nuove, tutte le cose nuove voglio sbloccare. E là. Bayonetta è una strega umana con sangue che usa sangue demoniaco. Poteri, fa patti con i demoni. Infatti per ora non è neanche minimamente lontana da quello che può fare. Come... Ma c'è un qualcosa che non cosa, però, mi sa. Solo oro, vabbè. Radon should be paying me for even touching these toys. You have any idea how much this is gonna cost to fix? How the fuck do I always get wrapped up in this shit? C'è Bayonetta sulla là. Sì, va a livelli. È molto alla Devil May Cry. Questo si chiama Enzo, italiano vero. See? This is why I told you I was going home. I just got held up in the air by some invisible things and you want an intelligence briefing? It never stops with you. You keep belly aching like that and you're liable to wake Eggman from the dead. And I don't think either of you would like that. Non ho capito proprio perché non avevamo la vita, sinceramente. Si è buggato tutto. Rodan. What about Eggman? Such a popular chap. I bet they hate him down there as much as you did when he was up here. Mai capito che hanno fatto sta cosa con le cutscene così? He won't come crawling back when they kick him out. Cioè, sarà per stile, Madonna, che devo trovare un modo per fixare sta roba. You heard the man. Finish up in 5 minutes or you're walking home to your cake and candles. What? Tra l'altro il vestito di Bayonetta è fatto con i suoi capelli, perché le streghe hanno capelli magici. Per questo quando usa i poteri diventa nuda, capito? Vabbè. Esatto, Harlock. How can you be so calm? You're still getting screwed in all this too. Of all the low-life scum in too deep in this town,
I've never seen one get wrapped up in a fight with God's messengers. Dressed like a nun too. When you end up in the afterlife, that's not going to be pretty. I can't. Anche perché quando le streghe muoiono vanno all'inferno, eh? Diritte. Can remember as that you're a witch, but now you're stuck because you gotta sacrifice our halo wearing friends every day or they'll drag your ass back down to hell. I know, I thought I got screwed, but being forced to all'inferno che fanno? Le torturano a vita, rimangono là intrappolate, cose brutte. Perché appunto le streghe per usare i loro poteri fanno dei patti con i demoni. Infatti noi vedremo più avanti che Bayonetta tipo evoca gigantesche mani, gambe, pistole, mostri. Perché fa patti con demoni. Però fai i patti con i demoni, c'hai doppia cosa, c'hai. L'unica cosa che non mi piace molto della Bayonetta del primo sono i capelli, ma perché sono tipo più da capelli corti. Infatti quella del 2 la adoro. Figuring out some of that lost past of yours, I swear. After jewels instead of cash, just like a girl. Jesus, can't you take a joke? Enzo, someone's given you a present. Too bad. I can't stand bugs. Belle ragazzi. Vabbè, li può allungare comunque. I capelli sono quelli. Quelli sono capelli magici, però. Infatti, cambia anche l'abito nel 2. C'è Bayonetta lì. Vabbè, su fa manno, ho capito. Vabbè, inquadrature sul culo. Ecco Gian, l'amichetta di Bayonetta. Tra l'altro nel 2 puoi fare la coop. Sì, i capelli si buggano con la reshade, ma perché? Peccato. Devo toglierla, mi sa, la reshade. Buggiccia tutta la fisica. Tanto ci avevo ancora le pistole quelle stupide. Ah, ecco, ok, era il tutorial, per questo non avevamo la vita. Per gli indicatori di magie. Dai, datemi le pistole quelle belle. Ah, se veniamo colpiti, ovviamente l'indicatore di magie si abbassa, eh. Possiamo fare l'attacco torturante. Sono marchi ingegni di tortura. Aspetta che forse è la prima volta che moriamo. Devo sbrigarmi che perdo. No, 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 no.
Che è finito il sabbat. Non è che vanno a suicidare, è che vogliono ucciderle. Perché le streghe sono coloro che bene o male proteggono gli umani. E sia umani che demoni, se li vogliono scoppiare. Mi ho fatto cacare. No, no, devo riabituarmi a giocare. Aspetta che poi pure quella live. Questa cutscene per farti vedere che in realtà loro due sono sincronizzate stranamente. Combattono un po' troppo bene insieme. Chissà perché. Tutto quello che sappiamo per adesso è che Bayonetta è stata addormentata per tantissimo tempo, si è svegliata e sono tipo 20 anni che sta seccando angeli ovunque. Perché non capisci un cazzo. Eh sì, tutto quello che è appena successo è successo tipo nel mondo degli umani, era tutto fermo. Per farvi capire quanto sono veloci le streghe. Poi questo c'era il timer, perché comunque... Oh, eccoci qua. Alle porte dell'inferno, mamma mia, va, va, va. Guarda che bel gioco, lì ce l'abbiamo proprio. Even perk the ears of the hotheads down home. You don't say. It's getting harder and harder to tell the worlds apart. Human world. Inferno. Sta spiegando, eccolo qua. Paradiso. Who can tell the difference? Even harder with Purgatorio in the middle. Fight long enough in there and you'll really lose sight. Why the sudden interest in metaphysics? It's a balance, right? Even if some of them like messing around with the humans, we've all got a stake in the status quo. Ma guarda che la trama, cioè, per quanto ci sia, uno pensa da fuori che Bayonetta sia tutto fanservice, in realtà è figo. De trama pure è bellino. Niente di chissà che, ma è figo. Heaven and hell can tear each other to pieces for all I care. I've got my own problems to worry about. Something's up. Everything was a bit too bracing. And it just makes the time in too. La musica è tutto fondo. This reeks of a setup. Sono curioso infatti del 3, perché nel primo affronti angeli, nel secondo affronti angeli e demoni, nel terzo che cazzo affronti inoltre? Sono curioso. Ti immagini pure gli umani? Che twist. O i Nephilim, che sono mezzi diavoli, mezzi umani. Dio, no, lo... Già fai qua, tranquillo. T'ha a posto. Eccole qua, le pistole di Bayonetta. Madonna, però fa sti gesti, porco Dio. Questo è molto Devil May Cry. Non so se qualcuno ha mai visto qui l'intro di Devil May Cry, che sono un bordello. Tra l'altro il colore in generale di Bayonetta cambia in base al gioco. Qui è il rosso, nel 2 è il blu, nel 3 sarà il verde, mi pare. These weaklings they keep throwing at me. Maybe I should aim for something a bit more high class. Pounding them down tonight, baby. Not to butt into your affairs, but I'm pretty sure you got somewhere better to be. The guys you're up against aren't the type to wait for you to finish a round.
Ma tra l'altro quanto... Vabbè che è Rodin che in realtà è alto 4 metri, cioè il drinkino così. Enzo, her drinks are going on your tab, buddy. Che bello il locale di... Questo è lo shop del gioco, per chi non avesse capito. Qui possiamo comprare costumi, soprattutto costumi, armi nuove. Vabbè, sì, abbiamo fatto l'oro. C'è anche... Ah, c'è... I cosi sono... Copper, mi pare. Bronzo, argento... No, bronzo, argento. Oro. Platino e platino tipo vero, true platinum. Però è proprio che devi fare tipo oltre al perfect, devi essere ancora meglio del perfect. Oh Cristo, sta roba, è vero. Ma col controller è l'inferno. Sì, lo so, lo so. Se posso giocare col mouse? Oddio, così di merda, eh. No, no, brutto. È un minigame che fate prima delle missioni perché vi dà dei piccoli bonus. Con i punti che fate potete comprare i lecca-lecca che vi recuperano la vita. Oppure li fate diventare soldi. C'è gente qua che ci fa le porcate. C'è una manina. Non posso... Va bene. Allora fammi un attimo vedere qua se va tutto bene. Mi sembra di sì. So, I asked around and some whale in Europe is trying to fence a huge rock on the black market. He calls it the right eye, saying it's part of some set called the eyes of the world. Gli occhi del mondo. The bill of what you're after, don't it? Now, here's the funny bit. The stone passes around the halls of power for hundreds of years, vanishes, and then the black market goes white hot for the thing. But the seller. Questo ti fa vedere Bayonetta che sta viaggiando tra varie parti del mondo. È andata in Giappone. E poi adesso dove sta andando? Vicino all'Italia, in Europa. Anyways, you better get going before the trail gets cold. Off to the middle of nowhere. Paradise of Europe. Vigrid. Chissà se esiste nel, davvero Vigrid come città europea. Guarda, sputtana tutte le cose nelle cutscene, porca puttana. Scusate, le musiche mi prendono. Gli occhi del mondo. Vabbè, ah, penso l'abbiate già capito. Gli occhi sono due solitamente, no? Chi sarà uno dei due occhi? Gemmina sempre che fanno vedere. Okay. Ma la fanno salire sull'aereo con delle pistole. Non le vedono. O forse sì, non lo so. Ah no, tecnicamente non vedono Bayonetta perché sta nell'altro piano dimensionale. Quando lei passa attraverso quel portale viola, cambia, diciamo, piano della realtà. Infatti vediamo i civili come silhouette. Lo dimentico sempre di specificarla come cosa. Non è il paradiso. Ecco, li vediamo tutti così, li vediamo. Tra l'altro Bayonetta quando cammina è molto sobria, molto tranquilla, non...
Non è per niente. Come si sbloccavano le skill nuove? Non me lo ricordo. Ma tranquillo, cioè, peccato è giusto che le spieghi certe robe perché non le spiegano tipo mai. Sì, la radice di mandragola. Ovviamente i civili impanicano quando facciamo queste cose, ma sti cazzi, sinceramente. Ah, eccola qua! Ci abbiamo la nostra bellissima Lady Butterfly. È il principale demone con cui le streghe fanno i patti. Che ci permette di fare. Ah, stavi. Giustamente. Ovviamente quando usa i poteri diventa nuda, ma. Vabbè. Non mi ricordo le combo più che altro. Ok. È perché ce ne stanno talmente tante che un po' le armi pure che si sbloccheranno. Perché ovviamente non è che meni solo, c'hai una caterba di armi, ma proprio tante. Ah, perché non c'ho il leopardo, il ghepardo, che cazzo di pantera, quello che diventa. Anche queste ali sono quelle di Lady Butterfly. Infatti, se notate, la nostra ombra non è l'ombra del Bayonetta, ma è l'ombra di un demone. Ma vabbè, questi sono giusto piccole chicche che vi dico perché sono belline da vedere. Allora. Questi sono materiali per il crafting e niente di. Più avanti non potrò spammarla questa cosa, tra l'altro. Perché. Minchia, fu off combat. Son. Mi ricordo che c'era un segreto. Buonanotte Arlok, grazie mille per essere stato con noi, bello. Dormi bene. Dove cazzo dovevo andare? Mi sa, ti è laggiù tipo. Vabbè. Giustamente. Tra l'altro questa chiave possiamo usarla anche per menarci? Perché è un'arma melee. Che bella sta cosa. Fighissimo. Entra di Mystery. Si pareppa de padre B. Eccolo qua, il platino puro. Vabbè, questi sono dei cosi in cui c'è scritta un po' di trama. Faccio il giornalista, vabbè, roba. Sono diari di trama. Niente di. Non siamo qua per la trama. Sai, è strutto in modo mostruoso come per un eccesso d'ira. Ecco, questa è quando. Chioma malefica, eccola qua. La tecnica della chioma malefica. Usa i tuoi capelli come conduttore per invocare le entità demoniache. Usa questa tecnica in combinazione con combo di pugni e calci per uno sterminio devastante. Begone, hot!
Io ho platino pure, vabbè, mi sto riabituando piano piano. Vabbè, meno male, dai. Meno male. Eccola qua. Non mi ricordo se cadere di sotto mi uccideva. Sì, lo so. Se desideri camminare sull'acqua, metti alla prova il tuo coraggio schivando il fulmine di un soffio. No, volevo vedere sotto se c'era del... Madonna. Non c'era niente? Non c'era segreto? Peccato. Et voilà. Tanto siamo quattro a vedere Bayonetta, oh, che bello. Che bello, sono contento. Farfalla viola ci dà, beh, ci carica la barra per fare le, per evocare le macchine da tortura. Tra l'altro quando corre mi fa ridere tantissimo Bayonetta, perché giustamente sta con i tacchi, non è che può fare chissà che. Cercherò di sistemarla sta cosa del doppio, del doppio schermo. Eccolo qua, Rodine. This town's teeming with Heaven's little helpers. It's making my buddies downstairs awfully nervous. And your point is? Ovviamente Rodin fa parte dell'inferno, eh. This world are closer to Paradiso or Inferno. The rat hole of the town you and I live in is close to both. But the Bygridians, they got a special air about them. They're closer to Paradiso than anyone should ever be. That shit just plain creeps me out. I guess I'm gonna have to set up shop here and score me some halos. These stupid rings are worth a fortune back home. Since it seems you're spoiled. Bello vedere come sono effettivi in game, c'hanno una forma, non so, tipo la moneta. Another one looking to line his pockets. I'm beginning to see why Enzo is so fond of you. Real cute. But let's get one thing straight. Your fights are yours alone. I'm only here to watch my handiwork in action. So don't get any... E ricordiamo, le pistole di Bayonetta ce l'ha date Rodin, eh? No. You get one thing straight. I'm not the slightest bit interested in the fact that you made these guns. If you get in my way, I will... How do the Americans put it? Oh yes. Bust a cap in your ass. Ah, qua c'è stata una battuta che hanno tradotto malissimo. Perché ha detto... Se ti metterai in mezzo ai miei piedi... Ha fatto tipo... Come fanno gli americani? Ah sì, ti pianto una pallottola in mezzo al culo. L'hanno tradotto un po' di merda. Era un po' per stringere l'occhiolino agli americani. Peccato che l'abbiano tradotta un po' di merda, sinceramente. E mi devo ricordare... Le cazzo di combo mi devo ricordare. 1, 2, 3, 4 faceva questo. 1, 2, 3, 4 faceva i calci. 1, 2, 3. No, era 1, 2, 3. Ok. I pugni. Scusate, sto cercando un attimo di rimembrarmi. Guarda che bello quando si mette in posa da combattimento. C'è anche... possiamo anche tauntare i nemici.
Questa cosa li fa andare i nemici, li fa letteralmente salire di livello. Diventano molto più cattivi, molto più violenti e letali. Però danno anche più punti se li schivi e se li combatti. Molto molto ficca come roba. C'è un figlio di puttana che sta passando con il motorino. Questo è il negozio di Rodin. Qua possiamo comprare abilità, armi, skin. Questo simbolo marca solo i migliori oggetti del mio negozio. Se non sei sicuro su cosa acquistare, cercalo. Puoi stare sicuro, Rodin, il spaccaculi. In arrivo, vabbè, mo ci abbiamo anche poca poca. Ecco, questi non credo li prenderemo mai perché sono broken. Sono proprio rotti, rotti, rotti. Ci abbiamo i cuori che aumentano la vita. I cuori di strega, le perle di luna che aumentano la barra dei cattivoni. Le tecniche, schivata aerea, utilissima, la prendiamo. Vabbè, non devo provarla. C'ho la schivata aerea, Jack. Ah, che vista. Volevo prendere la breakdance, non posso. Giusto per farvela vedere, la breakdance è bellissima perché è... Allora, questa è la prima che prenderemo. Bello proprio. Bello, ovviamente. Mi piace come ogni cosa che faccia sia un po' per perculare, un po' per mostrarsi, un po' per essere sensuale. Proprio bella, bella, bella. Gna. Gna. Gno, gno. Datemi tutte le monete, stronze. Moneta. Claudio. No, scusate, basta. Non dico più. Altro è pieno di segreti questo gioco, però non credo li troveremo tutti perché non mi ricordo proprio più dove sono, sinceramente. Minchia, la telecamera off combat però era proprio una roba in... Era un po' una merda. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Era un po' una merda. The Crystal and the Sage. Minchia, la shader comunque ha fatto tantissimo per farvi vedere la differenza. È questa. Cioè, così è con la shader che ci mette dell'ambient occlusion, i colori ce li fa decenti. Così è senza, che perché è sempre bello per l'epoca, però non so. Cioè, ma questa è più per renderla molto simile a Bayonetta 2. Perché sul 2 cambierà molto la grafica. Ah, eccolo, uno dei segreti. Ora. Un pezzo di cuore di strega. Quando ne troviamo un tot ci aumenta la vita, ma non devo starvela a dire io certe cose di gameplay. God of War, più o meno. La terza sfera, gli arcangeli. Madonna dei capelli. Barmisba, boom, avanguro, bucchine.
Facciamo un po' di lap dance, vai. Sì, forse lap dance si chiama questa. Pole dance, no lap. Ah, mi hai preso, vaffanculo. Che tra l'altro sotto, se vedete, non so se voi con la bitrate notate, ma noi quando li colpiamo si spaccano tutti. È come se avessero addosso della ceramica. Non è la vera loro pelle quella. Sotto sono fatti tutti di muscoli, di sangue. Non so così angelici. Attenaffa a culo. Vuoi scendere? Attacco pantera, vaffanculo! Che bellissimo che rimbalzo ovunque! Che bello, che baionetta! Stanno anche quelli big, ovviamente. Seconda sfera, l'amato. Il beloved. Mi ricordo che potevi fargli qualche cazzo, no? Apoteosi. Questa che faceva? Eppala. Ok. C'è anche la trombetta, vero? Questi sono dei dischi che se noi li portiamo da Rodin ci dà armi nuove. Ci stanno anche segreti ovviamente nelle mappe. Non sono propriamente la cosa più facile da trovare. E anche troppo difficile in realtà, però... Che bellina. Questo che era? Questo solo? Cioè questo fai? Ok. Va bene. Cuore di strega spezzato. Telecamera. Non mi fare le cose brutte. Non penso le useremo mai le cure per adesso. Mi ricordo che qua c'era un... Mi ricordo c'era un segreto. Ah no, era vero. No, non posso dire. Zitto, devo stare. Si è ricordato qualcosa del suo passato.
È già stata qua. Vabbè, questo... Se spammate troppo la schivata, ovviamente fa... fa la posa bella. Che non si avvicina, purtroppo va affrontato così. Colpì. Tra l'altro questo non è certo, ne affronteremo tipo eserciti insieme, però vabbè. Dettagli. Ah, oro. Ah, è vero che se ti prendi le pizze potevo farlo anche più veloce. Effettivamente è vero. Andiamo un attimo da Rodin, eh. Well, well. An Angelicim's gold LP. LP. Got your hands on something awfully rare, haven't you? That thing is the perfect bait to coax out some of hell's uglies. One note hits their ears, and a damn who's who of Inferno comes pouring out of the inner circles. Then I can use them to breathe life into what I make best. Weapons of mass destruction. Tell you what, you give me that record, and I'll order up something so fiendish, angels will cry at the sight of it. I'll just have to pop down to the tropics for a bit. So take a load off. Rodin è debole. All done. He's a little rude, but he makes up for it with charm. Be nice to him, okay? Rose donici, sono dei fucili a pompa. 69.000, beh, queste bisognerà, per comprarle bisognerà farmare, ma che puoi farmare? Giocare, qua anzi farma tipo quasi un cazzo niente. Dov'è la breakdance? Voglio la breakdance, bella breakdance, mi piace breakdance. Ikzo, telecamera. Arco puttano, non me lo ricordavo facevi sta cosa, stronzo. Là.
Avete capito l'avvezzo di sto gioco ormai, no? Ok, non ve lo devo di più di. Ah, vaffanculo. Ma mi sto facendo colpire come un cretino. Ma Madonna, che schifo sta fight che sto facendo. Ho fatto veramente cacare. Non si tocca. Sporcaccione. Che tra l'altro, noi lo vediamo tutto pieno di capelli, tutto strano. Ma lui ovviamente non è fatto così, perché noi lo teniamo sotto controllo. Cioè, con i capelli, perché sono magici. Noi lo evochiamo con i capelli, però quello ha un altro aspetto, non è fatto così. Non è uno stronzo di capelli. Ho perso due fight. Perché erano due fight nascosti? Bang. Fare i soldi in questo gioco comunque è la cosa più facile del mondo. Penso che, però che per oggi basta così. Baionetta e pisce di e giamo na 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 snani. Baionetta e pisce di. Ma lo sciaccava padre B. Abbiamo 40 punti. Che ci prendiamo? Ci prendiamo un cuore blu. Vai solo nel capitolo successivo. Vabbè, queste mi sa che sono cose che hanno aggiunto dopo, perché non me le ricordo inizialmente che c'erano. L'altro lo trasformiamo in soldi. E che dire, ragazzuoli? Io spero che Bayonetta vi piaccia come serie, perché appunto è uno di quei giochi che viene veramente cioè è un peccato che non sia molto più che abbia una fanbase molto più ampia, perché è veramente divertente come gioco. È estremamente divertente. C'è una trama che, per quanto basilare, è fica comunque. Momento che sto chiudendo tutto. Ed è proprio un peccato, perché è tanta roba. Ha un gameplay, tra l'altro, bellissimo, molto vario, perché c'hai una caterba di armi. Tante armi. E puoi mischiarle mani e piedi. Perché noi, non ve l'ho fatto vedere, ma noi abbiamo equipaggiamento delle mani, equipaggiamento dei piedi. Quindi tu puoi mettere qualcosa sopra, qualcosa sotto, scambiarle, mischiare tutte le possibili cose, fare, che ne so, soltanto... Tipo adesso abbiamo i fucili a pompa, fare 4 fucili a pompa e robe così. È veramente vario, è divertente. Poi c'ha quella nota di comunque sensualità che è molto molto bella. Cioè è... È un giocone, sinceramente, Bayonetta, ed è un peccato che così poca gente lo... Cioè, Bayonetta non è così poca gente, perché ce l'ha una bella fanbase, bella grossa anche. Però meriterebbe molto, molto di più. È come Dragon's Dogma, è una nicchia ed è un gioco bellissimo, ma che purtroppo non riesce ad entrare nelle case di tutti. Ma non perché, perché è particolare, no, è perché non è conosciuto. Io spero che con Bayonetta 3 ritorni in auge.
Fede sulla cazzuola. Io vi auguro una buona notte. Noi ci vediamo lunedì con Kingdom Hearts. Si ricomincia. Continuiamo Kingdom Hearts con Ventus. E niente, ricordate, Koji Gang fa bang bang. Buonanotte a tutti, ragazzuoli. Ciao ciao.